Negli episodi precedenti, Mara è rimasta intrappolata in questo dungeon, ma ce la farà mai ad uscire? Scopritelo nel nuovo episodio della terza stagione della Yagmax! Non mi prenderete mai, stupidi Blade! Ciao a tutti, sono Bear, eccoci qui in una nuova puntata della Yagmax 3.0, ma l'avete anche sentito prima. Comunque, options, hard, video setting, mondi, ovviamente. Allora, mi sono fatto un cuore così per riuscire a far funzionare di nuovo la Yagmax. Perché? 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 Beh, perché per qualche strano e arcano motivo non mi faceva funzionare più i mondi già creati. Ergo, non potevo continuare la Yagmax perché, per qualche strano motivo, appunto, come appena detto, non riuscivo a caricare i mondi già creati. Se volevo creare un nuovo mondo, potevo giocare tranquillamente, ma se volevo caricare mondi già creati... Oh! Che cazzo sei tu? Jungle Dramax... Hai 100 di vita! Che diamine! Ma sei troppo per un porcellino strano! Comunque, stavo dicendo, e quindi per l'appunto non potevo continuare la Yagmax se non mi faceva ricreare il mondo. E quindi, dopo tante prove e riprove, smonta e monta, sono riuscito a farlo funzionare di nuovo. Ma che cacchio, sono forti questi, così mi ha droppato Jungle Shards! Oh oh oh! E odio il fatto che... ho due pozioni di... E odio il fatto che ogni volta che devo reinstallare il mod le devo risettare di nuovo da zero. Ma vabbè. Infatti ogni volta ritorno sempre con la Not Enough Items. Nella... Oh, che bello! Le bollicine. Nella modalità cheat, che è ovviamente quando vado a cercare qualcosa, boom, me la dà. E questo accade più che altro con la Mindcrack, perché per adesso nella Yagmax non ho ancora cercato nulla. Ma comunque mi sono informato sulla... Ciclope! Comunque, piccolo annuncio. Le mod installate e quelle, diciamo, più o meno definitive sono in descrizione. Molte delle mod che mi avete suggerito non erano per la 1.4.7 o 1.4.6, quindi non potevo usufruire di codeste mod, cioè non potevo installarle. E invece altre non andavano, tipo la Mistcraft. Purtroppo non, se installo la Mistcraft mi crea tantissimi problemi, quindi non posso installarla, purtroppo. Anche perché io amo Mr. Book! No! Tu non sei Mr. Mi hai cercato di ingannare! Non era Mr. Book! Chi è quella mucca che mi sta guardando? Devo fare attenzione, ci sono delle mucche che vogliono prendere il posto di Mr. Mucca. Devo fare molto attenzione. No, no, lì non c'è Mr. Mucca. Ehi, hey, tu, Ciclope! Sei per caso dove è Mr. Mucca? Non fare questi strani rumori! Stupido coso. E quello cos'è? Oddio! Chi è che muisce? Tu dici di essere Mr. Mucca. Dici di essere Mr. Mucca, dunque. Allora ti pongo un quesito che solo Mr. Mucca sarebbe in grado di rispondere. Di che colore sono i miei calzini? No, hai sbagliato! Mori, mori! Stupidi cosi che cercano di essere Mr. Mucca. Che cos'è? Non devo andarci. Comunque dobbiamo anche andare a questo coso sotterraneo che dovrebbe essere nei dintorni di qua, più o meno. Dovrebbe essere qui sotto, da qualche parte. Tipo qui, più o meno. Ah, dobbiamo cercarlo. Intanto ho voglia di uccidere il ciclope. Ciclope, girati di qua, così ti prendo nell'occhio. Ti prendo nell'occhio? Dai, è meno doloroso. Stupido. Idiota, non capisce da dove arrivano le frecce.
Ah, lurido idiota! Non capirai mai chi è che ti sta tirando con le frecce. E morirai senza sapere chi è che ti ha ucciso. La mano assassina che ha carezzato la tua vita distruggendola. Cristo, ancora più di metà vita. Cristo mio, un buon Dio! Che tanto ci vuole bene. Come mai tu e tutta questa vita tu, eh? Non ti vergogni? Non ti vergogni? Come fai a camminare in giro con questa... tutta questa vita, eh? Non provi vergogna, no? Sputurato! Smenzognero! Puzzolente! Tutti i mali del mondo... Ah! No! Boom! Ok, allora si dà il caso che debba usare proprio la mia spada per tranciarti le gambe. Stupidi ciclopi. Sono salito di 2 livelli, alla mitica. No, voglio andare là sopra, che cos'è? No! Sembra tipo qualcosa di volante. Ma va? Sembra tipo qualcosa di volante. Le geniali deduzioni di Bear colpiscono ancora. Però prima di andare là devo fare qua, devo andare a prendere un bel secchietto che ho lasciato di là. Di là. Casa mia dov'è? Di là. Sì, di là. Quindi mi sa proprio che non potrò andare a prendere in questo momento. Perché voglio distruggere quella torre. Cioè, quella... Come dire... Piramide! Piramide! Giusto. Amo la dungeon pack. Questo anche dovrebbe essere anche della dungeon pack, se non erro. Ho sempre paura. Chi sarà mai? Ci sono troppe mucche ultimamente! Ehi! Non facciamo rumori strani, belli! No! You hear sneaking of a beast! Oh Gesù Cristo! Già sono morto! Wow, Enderlord, non facciamo scherzettini! Non facciamo scherzettini, Enderlord! No! No, Enderlord. No. Io sto qua a ricaricarmi l'energia. Va bene. Io so che Mr. Mook è in vacanza. Non può essere qui. Devo... No, non ti ho visto. Stupidi Enderman. E si sta facendo notte. Li spawnano davanti a me. Wow, Enderlord, Dragon Tamer, 300 di vita. Ah, meno vita del ciclope. Ma non ti vergogni neanche tu. I mob dovrebbero conoscere la vergogna. Ma si teletrasporta. Wow, dove è andato? No. Ma è nabissimo. Ah, no. T'ho detto di no. Ma sai cosa significa no? Oh. Yeah. Oh, la faccia del cacchio. 55 livelli di esperienza. Sono tanti. Ciao, Mr. Creeper. Muori, Mr. Creeper. Wow. Tu che vuoi? Ah! 40 di vita! Non dovrei dare una lezione di... timidezza a questi mob. Dovrebbero vergognarsi per tutta la vita che hanno. Wow! Ci sono troppi Enderman qui dentro. E questo non mi piace. Però non credo che distruggerò questi spawner perché... Oh no! Sarebbero una buona fonte di... Un Gravity Ender Creeper! Oh Gesù! Che Gravity Ender... Gravity Ender Fieri! Come mi dà fuoco! No! Non sono ancora pronto per queste cose! E quello che cazzo... Oddio santo! Non sono ancora pronto per queste cose! Un mutant zombie! Non sono ancora pronto per queste cose! Oh, il Clender Creep!
Sì, mi dà fuoco quando lo colpisco. Perché cos'è così forte tu? Oddio santo. Che cosa? Ok, basta. No, 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 non pisci. Una palla! Oh! Ok, quello che avete visto era un Infernal Creeper. Perché ho installato anche la mod Infernal. Oh! Un Infernal ragno che ha il Wither, ovviamente. Oh, cazzo. No, il Wither non può ammazzare, vero? O può ammazzare? No, non può ammazzare il Wither. Non ricordo. Un aratro di Diodoro! Che cazzo me ne faccio? E non è neanche incertato, giustamente. No, questa me la tengo. Cosa butto? Anzi, butterò. Perché devo buttare roba? Posso anche non buttare roba. Ok, non sono pronto. Ok, musica. Ok, sei bellina, ma... Non posso, non sono pronto per tutte queste cose. Tutti questi infernal mob. Pensavo che fossero rari. Non che ne trovo due nello stesso momento. Ho messo utility, no? Cheat, no? Recipe. Non che ne trovo 50. Questo cos'è? Non che ne trovo 50 nello stesso momento. Che fa? Io sono un nuovo Enderlord e ti ordino chicken. Cosa, non ti chiami chicken? Ah, scusami. Ti ordino, Deck, di trovare oro per me. Vai, trova oro. Vai. Perfetto. Cazzo non fa questo. Oh! Ah! Mi teletrasporto. Ok, però è un po'... Ah, anche gli usi. Porca miseria. Io che speravo di poter cazzeggiare con questa cosa adesso. E tu cosa stai? Oh, stella. Quella lancia palla di fuoco. Ma che è questo divino RPG? Non mi piace. Perché hai tutte quelle zampe? Odio le cose multizampose. Muori. Non mi ha dato niente di speciale. E questo cos'è? Sacred dai. Cosa servi? Ah, non lo so cosa diavolo serve. E dato che ne ho solo due, non vorrei sprecarlo. Ah, comunque questo uffa, purtroppo agli usi, altrimenti andavo da qualche parte cazzeggiando con la mia bellissima. Quello ha l'armatura! Oh, che carino anche l'armatura. Quello è una pala, anche quello è una pala. Dammi la tua pala, figlio di buona donna, voglio anch'io una pala. Dammi la pala. No, perché non mi danno mai le pale? Cosa sono questi strani? I pantaloni incertati! Dammi i pantaloni incertati, figlio di... Perché? Una carota. Carote! Perché non mi danno mai pantaloni? Fortuna 2, indistruttibilità 3. Minchia! Anche se fortuna su una pala non serve a nulla. Però, vabbè. Beh, le carote... Ma, sì, possono servire. Questo non serve. No, non mi serve la carne. Serve questo blocco. Carne, torna con me. No, non tu. Andiamo. Comunque non sapevo che gli Infernal Mobs fossero così... cioè, frequenti. Che cos'è? Non ci basta... No! Non bastavano i ragnetti normali, ma pure questi! E no! Uno non può andare in giro la notte senza essere attaccato da una moltitudine di ragni a mutaforma. Non mi ammazzare, per piacere. Ok, sono in acqua, non potresti venire qui. Se è un ender qualcosa, non puoi venire in acqua. Non è che ci sono squali, vero? Ma perché non si sa mai? Una squid. Muori, squid. Tu non mi piaci! Chissà se è come un enderman che non lo si può prendere con le frecce. Dove è andato? Uffa, prende danno dall'acqua. Quello non è un altro, è lo stesso.
Sei un altro o sei lo stesso? No, mi sa che è lo stesso. Fa vedere se posso prenderlo. Ah no, si teletrasporta. Nabbo che va nell'acqua e muore. Dove è andato? Che stupido zombie. Ma perché tutte queste creature strane che vogliono ammazzarmi? Cosa gli ho fatto? E che diamine? Io sto soltanto andando in giro e quelli mi attaccano. Ya, non si può. Per Dincibacco dunque, su via. Non si può. Non ditemi che anche i mob della Divine RPG possono essere infernali. No, 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 no. Mi rifiuto. Mi rifiuto, mi rifiuto, mi rifiuto, mi rifiuto. Ho finito le frecce, forse. No, no, non sono stato io a recarti danno, signore. No, è stato il cactus. Ah, muori, muori. Ah, ma è un arco. Ciao, che bell'arco, vuoi darlo a me? Ah, aia. La lana. Perché mi dà della lana? Vabbè, dà la lana. Mi sa che dovrei tornare a casa. Ma prima! Ci darò quello scheletro che ha l'arco incertato, così magari lo droppo. Dammi il tuo arco incertato, figlio di... Ah, il knockback, figlio di... Non mi prendi... Non mi prendi... E che vuoi tu? Ma sti ragni di merda! Ah! Ah! Stupidi ragni! Ah! Aiuto! Cactus, proteggimi! Brucia, 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 brucia... Muori! Ma quel ragno di... Ragno di buona donna! Ah! Dove è andato? Ragno di buona donna? Non lo vedo. Odio questi ragnetti del cavolo. Io odio a morte. Più di quanto odio i ragni normali. Muori! Ah, non ti devi teletrasportare se ti devo ammazzare. Ok, vieni qua. Ah, lal. Lal. Stupidi ragni. Stupidi ragnetti di Ender ragnetti. Ender ragnetti, dove sei, Ender ragnetto? Ender ragnetto, dove sei? Sento il tuo odore. Dove ti sei cacciato? Eccoti là, figlio di puttana. Ma non dovresti bruciare al sole o cose simili? Stupidi ragni di merda. Sento il tuo odore, dove sei? Oh, amo questo odore di prede che hanno paura di essere uccise. Non puoi scappare così! Stupida preda. Ma il mio naso sente ancora la sua presenza, dove sei? Non vedo l'ora di poterti mangiare e pulirmi il sedere con le tue membra, dove sei? Dove sei? Ho bisogno di... Mi ha dato anche la fame! Figlio di... Sapper livello 1 fieri. Addirittura. Non ti vergogni nemmeno tu. Ah! Questi non si vergognano mai, questi mob. Ma sarai la mia prossima preda. Felicitazioni, amico scheletro. Morirai per mano mia. Dove sei? Wow! Vieni più di qua, piccolo scheletro. Vieni più di qua. Oddio, che velocità! Oh! Beh, no! Aspettate. Vieni qua! Ciao bello! Muori! Aia! Non puoi vendermi ad frecciate, sono io che devo farti male, non tu a me. Oh! Sono io che devo farti male, non tu a me, brutta scheletro che non capisci un H di quello che dico. Aia! Ma fai male! Mannaggia la miseria! Questi cosi non capiscono che fanno male! Pensano di essere buoni e gentili, ma no!
Amo questo super piccone. Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Devo venire io? Devo venire io? Devo venire io? Oh! Finalmente! Così del cavolo super forza. Un piccone! Oh, è giurtato! Chissà cosa tiene. Via. Indestruttibilità! Guarda, io ne ho uno con 3 di indestruttibilità. Non me ne faccio niente di questo coso. Allora, tu vai a fare nel sederino. Tu pure, ok. Preferisco avere 36 blocchi di cobblestone piuttosto che uno di 2 di quella robaccia. Comunque dovrei tornare a casa, tipo, perché sono 20 minuti che sto cazzeggiando. È tornata l'era della jogbox in cui cazzeggerò per tutti gli episodi, ma vabbè. Riuscirà mai Bear a tornare a casa? O si fermerà per l'era con quel cactus? Scopritelo nel prossimo episodio di La Cosone della Jogbox. Con il mio super piccone sarò in grado di rompere questo muro. Papa! 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 Ah! Ah, papà! Aiuto! Wow! Oh! Ma ti ho detto di no!